La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscato. Isadora Duncan. La bellezza è verità. La verità è bellezza. Ecco tutto ciò che tu sai sulla terra e tutto quello che hai bisogno di sapere. John Keats. Novembre 1913. Su tutta la Russia soffia rabbioso il vento della rivoluzione. All'ultimo piano del Grand Hotel Europa, uno dei più prestigiosi di Kiev, illuminata dalla luce fredda del grigio crepuscolo, una donna si rigira nel letto tentando inutilmente di prendere sonno. Da giorni ormai un terribile incubo la perseguita. Mi vedo al centro di una stanza chiusa da porte nere, dipinte a croci purpuree. Panneggi di velluto nero pendono dal soffitto ricadendo sul pavimento. Entità informi avanzano verso di me, chiudendomi in un cerchio. Un soffio gelido mi sfiora la fronte, mentre respiro il profumo delle tuberose bianche. Sulla porta della stanza numero 27, una targa rende omaggio a quell'ospite ormai affezionata, Sweet Isadora. Avvolta da lenzuola candide e soffici coperte, continua a tremare, preda dei brividi dovuti ad una febbre alta. Ai piedi dell'enorme letto a baldacchino, un medico rimette a posto i propri strumenti mentre è rivolto a lei. Avete bisogno di riposo assoluto, madame. La donna fa un cenno di sì col capo, ma non appena il dottore si allontana dalla stanza, indossa abiti pesanti e abbandona l'albergo. Si dirige a passo svelto verso il teatro, ma giunta davanti all'ingresso secondario, un gruppo di studenti la blocca. Lo dica lei al direttore di aprire i cancelli. Tutti hanno il diritto di assistere allo spettacolo. Glielo dica che se non ci lascia entrare, nessuno stasera la vedrà danzare. La mia arte si nutre dei vostri stessi ideali. Non c'è ragione per cui non debba mostrarla a chiunque sia disposto a comprenderla. Ballerò per voi e con voi. Ma adesso, per favore, lasciatemi entrare. Le sue parole li persuadono e i ragazzi si fanno da parte, mentre seduti in platea i più importanti esponenti della nobiltà russa attendono ignari che la divina faccia il suo ingresso in scena. Nascosta dal pesante sipario, Isadora Duncan osserva il pubblico in sala. La grande nobiltà, i vecchi amanti del balletto, le più belle donne del mondo in meravigliose scollature coperte di gioielli, accompagnate da uomini in uniforme. Questa gente sorridente e fortunata, che parentela ha con tutti gli altri? Sulle note della musica di Chopin, il suo corpo flessuoso avanza finalmente sul palcoscenico. Balla a piedi nudi, coperta soltanto da una tunica bianca. Una tempesta d'applausi accompagna la sua prima esibizione. E così fino alla fine. Poi la danzatrice si blocca al centro del palco. Il pubblico in un istante si fa muto. Come sospinta da una volontà sconosciuta, Isadora si avvicina al pianista. Suonate la marcia funebre. Ma non l'avete mai provata. Suonatela. Le dita scorrono sui tasti, mentre il musicista non riesce a distogliere lo sguardo dalla donna che si muove con la grazia di una ninfa. Vedi il suo corpo farsi trasparente come fosse soltanto il travestimento dell'anima e dello spirito.
sembrava che portasse un bambino tra le braccia mentre con passo lento, esitante, si avviava verso un luogo di riposo. Era come se si stesse innalzando verso la luce per fuggire la prigione della carne. Sull'ultima nota chiude l'esibizione. Uno strano silenzio avvolge la platea. Poi l'applauso esplode scrosciante. Più tardi, nel suo camerino, Isadora viene raggiunta dal pianista. Non chiedetemi mai più di suonare questo pezzo, vi prego. Ho sentito passare la morte, ho respirato l'odore dei fiori funebri, dei fiori bianchi. Ho veduto bare di fanciulli. È solo l'ultimo di una serie di presagi che annunciano una tragedia imminente. Convinta ormai a dare ascolto agli oscuri presentimenti, la Duncan interrompe la tournée e parte per Parigi, dove l'attendono i suoi amati figli. Sono loro la sua famiglia, ed è lei che da sempre li guida e li protegge. Un piccolo nucleo dove manca la figura di un uomo e dove rivive il ricordo del suo passato. Figlia di Mary Gray e Joseph Duncan, troppo presto Isadora aveva dovuto rinunciare all'affetto del padre, un uomo bello, vanesio, volubile e vagabondo. Era fuggito insieme ad un'altra donna, lasciando tutti nella miseria più totale. Dopo aver fatto perdere le sue tracce, un giorno inaspettatamente si era ripresentato a casa. Andò ad aprirgli Isadora. I suoi grandi occhi vispi scrutarono incuriositi lo sconosciuto. Ah, sei tu la mia piccola principessa Pug, eh? L'aveva subito conquistata e trascorse insieme a lui l'intero giorno. Prima di andarsene per sempre, le aveva consegnato una busta. Questa devi darla alla mamma. Da allora nessuno di lui seppe mai più nulla e il denaro contenuto nella busta non avrebbe mai ripagato della sua assenza. Quell'ombra misteriosa, al contrario, finì per guidare per sempre il cammino della piccola Isadora. La parola divorzio rimase per sempre impressa sulla lastra sensibile del mio spirito, così come l'idea del matrimonio. Cominciai a osservare il volto delle amiche sposate di mia madre e vidi che ciascuna portava il marchio del mostro dagli occhi verdi e le stigmate della schiavitù. Niente di tutto questo sarebbe mai entrato nella mia vita. Fu la madre, però, che le trasmise l'amore per la musica, la pittura, la poesia e la danza. Successioni di movimenti spontanei originati dal soffio della natura. Camminavo, bambina, sulla spiaggia e guardavo il mare. Fluida distesa che unisce i paesi, che separa e tocca l'infinito. La mia anima si dilatava nello spazio azzurro. Sapevo che avrei visitato il mondo e toccato tutte le rive, come il mare. Dal movimento continuo dell'acqua, dall'ondulare dell'erba e dei rami al respiro del vento, Isadora trasse la prima ispirazione per la sua danza. Era il 1885, aveva appena 6 anni, quando le sue esibizioni già scatenavano la curiosità dell'intero quartiere. Avevo intorno bambinette della mia età, che comandava Bacchetta, a cui tolsi tanto per cominciare le scarpe, ordinandogli di ballare a piedi nudi, come le danzatrici dell'antica Grecia. Danzavo sullo sfondo di una tenda blu, che mascherava la cucina camera da letto, in mezzo a un cerchio di nasi all'insù. Le lezioni fruttarono un po' di soldi, quelli necessari per poter finalmente abbandonare la modesta casa nella periferia di San Francisco e cercare fortuna in un'altra città. Con le valigie gonfie di libri, indumenti, stoviglie e spartiti musicali, si trasferì prima a Chicago e infine a New York. Nelle metropoli brulicanti di gente di tutte le nazionalità, pullulanti di teatri e spettacoli, la Duncan iniziò ad esibirsi, danzando in locali di ogni genere e per tutti i gusti. Aborrivo il balletto sulle punte, le scarpette di seta con i lacci incrociati, assurde, inutili e contro natura. La danza è armonia, libertà di movimenti semplici che rendono visibili i pensieri dell'anima.
violento incendio distrusse un giorno la sua abitazione, lasciandolo ancora una volta senza niente. Aveva soltanto 19 anni e un bagaglio di esperienze difficili, ma forte di un incontenibile spirito d'avventura. Felice di poter di nuovo decidere del proprio destino, si preparò ad affrontare un'altra sfida. Seduta sul molo di New York, con pochi dollari in tasca, guardavo sconsolata le navi che salpavano verso il vecchio continente, mentre il fumo delle ciminiere saliva verso l'alto, ondeggiando in morbide spirali. All'alba del 7 aprile di quello stesso anno, Isadora si imbarcava per Londra su un bastimento che trasportava bestiame. A bordo i giorni passarono in fretta. Si divertì un mondo, ballando insieme all'equipaggio sotto un tappeto di stelle, come sospesi sull'immensa distesa d'acqua. Non c'era niente di più nostalgico del lamento di un'armonica in mezzo all'oceano. Danzavo al suono di quella musica e il mio cuore si gonfiava come un'onda sotto la luna. Nella metropoli inglese, Isadora Duncan iniziò a vagare di teatro in teatro alla ricerca di un impresario. Ma a stento riusciva a trovare ingaggi e il denaro era poco anche per pagare una modesta pensione. Nonostante questo, non abbandonò mai la sua passione e le amate letture. Un giorno, percorrendo i vicoli fumosi della città insieme al fratello Raymond, capitò nel cimitero di Chelsea. Ispirata da quell'atmosfera, iniziò a declamare versi di poeti greci. Con una coroncina di rametti di mirto tra le lapidi lavate di pioggia, si muoveva leggera a passo di danza. D'un tratto arrivò l'eco di un applauso. Uno sconosciuto dal portamento signorile la stava osservando da dietro un cespuglio. Ditemi, da quale luogo della terra venite? Da nessuna parte della terra. Io vengo dalla luna. L'uomo afferrò la sua mano e vi lasciò scivolare un assegno da 10 sterline. Voi danzerete davanti alla duchessa e tanta gente distinta vi vedrà. Vi farete un nome qui a Londra. Detto questo, non le lasciò il tempo di rispondere. Si infilò la bombetta e si allontanò dicendo: non avrete paura, vero? Quella sera stessa, in una lussuosa dimora di Grosvenor Square, Isadora Duncan si esibiva davanti ai più illustri esponenti dell'aristocrazia londinese. In breve, la fama della danzatrice dai piedi nudi si insinuò nei migliori salotti della città e la sua presenza veniva richiesta in tutti i circoli mondani e intellettuali. Quando non si esibiva, trascorreva giornate intere al British Museum, ammirando le sculture degli antichi greci. L'armonia delle forme, la morbidezza dei drappeggi, la lasciavano estasiata. Quegli uomini e quelle vergini sembravano essere stati afferrati e imprigionati vivi, piuttosto che tagliati e cesellati nel marmo durevole. Man mano che li guardavo, la vita saliva in me e straripava in forme e gesti. Avevo l'impressione che la mia danza rassomigliasse veramente alla nascita di Atena, che esce tutta armata dal cervello di Zeus. Col calare delle nebbie d'autunno, però, una grande tristezza si impadronì di lei. Nemmeno l'apprezzamento del pubblico e della critica e i preziosi insegnamenti di Charles Allais, l'uomo che l'aveva scoperta, potevano rallegrare il suo animo. A lei mancava ancora qualcosa. Le mancava la grande platea, il consenso popolare, la gloria. Addio, Charles. Vado a Parigi. Sei una bambina, Isadora. Chi ti insegnerà a vivere? Mai nessuno gliel'avrebbe insegnato, né lei lo volle. Intraprendenza e immediatezza erano i segreti della sua personalità, a dispetto di quell'aria esile, teneramente fragile. Nell'aprile del 1900, mentre il nuovo secolo avanzava, rallegrato dai colori e dai profumi della primavera, con una valigia quasi vuota, Isadora Duncan si trasferì a Parigi. Non avevo né denaro né amici, ma non avevo bisogno di nulla. Il Louvre divenne il mio paradiso. Ogni sera tornavo a casa a piedi al tramonto, fermandomi davanti alle statue delle Tuileries.
Mentre consumavo il mio pasto di fagioli bianchi e vino rosso, mi sentivo felice quanto era possibile esserlo. Non tardò neanche lì a inserirsi negli ambienti letterari della capitale, incontrando artisti che spesso videro in lei la loro musa ispiratrice. L'armonia della sua danza riviveva così sulle tele e sui marmi di pittori e scultori del tempo. Conobbe Vittoriano Sardou, Maurice Ravel, Henri Bataille, finché un giorno volle recarsi personalmente nello studio dello scultore Auguste Rodin. Tra statue d'argilla e di gesso, comprese per la prima volta il segreto che si celava nell'animo di un artista e nella mente di un genio. Mi chiamo Isadora Duncan. Vorrei posare per voi. Egli rimase immobile, accarezzandosi la lunga barba e senza degnarla di uno sguardo. Poi afferrò un pezzo d'argilla e iniziò a plasmarlo. Quindi si alzò per avvicinarsi a lei e, guardandola con gli occhi lucidi sotto le folte ciglia, le sussurrò: ho inteso dire che voi danzate a piedi nudi. Io penso che danzare significhi... Non mi interessa cosa pensate. Danzate! Rapito da quel corpo che si muoveva languidamente, avvolgendosi in aeree spirali, lo scultore tese le mani ruvide tentando di sfiorarlo, come a voler trasformare in pietra eterna quei gesti effimeri e mutevoli. Ballai per lui, mentre lui immaginava di plasmare il mio corpo come fosse argilla. Mi passò le mani sul collo, sul petto, sulle gambe nude, poi cercò di afferrarmi, ma io fuggii, come la ninfa inseguita dal satiro, volando nell'aria, lasciandogli, come Dafne ad Apollo, un lembo di velo tra le dita. A Parigi sembrava avere trovato finalmente il luogo ideale in cui fermarsi. I francesi l'applaudivano entusiasti e il suo modo di danzare, di parlare, di essere venne definito dai critici Isadorable. Nel quartiere dei Grandi Boulevard aprì una piccola scuola per insegnare la sua arte a schiere di giovani allieve. E fu lì che lentamente prese corpo in lei l'utopia di un'umanità danzante, libera dai condizionamenti sociali. Isadora era pronta di nuovo a spiccare il volo. Nella primavera del 1903 ricominciò a viaggiare per l'Europa in tournée. A Budapest si abbandonò ad un amore appassionato e voluttuoso, ma l'incanto si spezzò sotto il peso di due semplici parole. Isadora, vuoi sposarmi? La paura di dover rinunciare alla propria libertà la spinse a dimenticare lo splendido gitano che per la prima volta le aveva rubato il cuore. Firmò un contratto per una tournée in Russia, una scelta che avrebbe presto travolto in maniera irreversibile la sua esistenza. Arrivò nella città di San Pietroburgo il 25 gennaio 1905, poco prima dell'alba. Aveva appena abbandonato l'atrio della stazione quando uno spettacolo terrificante si spalancò ai suoi occhi. Su un tappeto di neve sfilava una processione interminabile di bare. Molte erano minuscole. Il lugubre corteo avanzava tra due ali di folla immobile e muta, portando icone e stendardi sacri. Ai lati della strada, gli alberi coperti di neve parevano tanti scheletri bianchi. In quelle bare c'erano i corpi di operai, contadini, donne e bambini uccisi durante la sommossa. Erano riuniti lì per chiedere allo zar giustizia e protezione, ma il loro spirito pacifico e tranquillo non era bastato a evitare la strage. Gli ufficiali della Guardia Nazionale avevano sparato sulla folla, inondando di sangue le strade di San Pietroburgo, sotto una tempesta di pallottole. I corpi di quegli innocenti, calpestati dagli zoccoli di cavalli, formavano un lago scarlatto nella neve. Era il massacro della Domenica di Sangue. Da quel giorno, Isadora sentì maturare nel suo petto l'orrore e lo sdegno che qualche anno più tardi avrebbero acceso in lei la fiamma rivoluzionaria. Come mi sembravano futili i miei amori, i miei desideri, le mie sofferenze.
com'era vana la mia stessa arte se non doveva poter nulla contro tutto questo. Salii nel mio appartamento lussuoso che mi avevano messo a disposizione e mi addormentai piangendo. Ferita al cuore, doveva però soddisfare i capricci della buona società che l'aveva invitata. E la sua danza raccolse applausi scroscianti al Teatro Bolshoi, all'Opera di Kiev. Persino Tatiana Pavlova volle incontrarla personalmente. Sei il più grande dono che l'America abbia fatto al nostro paese e alla civiltà della danza. Ma la grande Russia degli zar era soprattutto la terra delle contraddizioni. In nessun altro paese era altrettanto visibile lo scarto fra nobiltà e popolo, fra i sostenitori della tradizione e gli adulatori della modernità. Ovunque andasse, Isadora non poteva fare a meno di rivivere dentro di sé il macabro corteo di San Pietroburgo. Se il pubblico provasse a sollevare i gonnellini di velo, a guardare dentro quelle orribili scarpette rigide, che scheletri deformi vedrebbe. Lasciandosi alle spalle fermenti e polemiche, la Duncan partì per Berlino. I teatri tedeschi fecero a gara per assicurarsi il nome della danzatrice americana che continuava a esibirsi vestita di candidi veli su uno sfondo di tende color blu. Una sera, al termine dello spettacolo, ricevette una visita inattesa. Voi siete meravigliosa. Ma perché mi avete rubato le idee? Dove siete andata a prendere i miei fondali? Era Gordon Craig, scenografo e teorico del teatro, che senza saperlo condivideva con lei idee e progetti. La Duncan reagì indispettita. Ma che cosa dite? Quei tendaggi blu sono i miei. Li ho inventati che avevo solo 6 anni e li ho sempre portati con me. No, quelli sono i miei fondali e le mie idee. Voi siete l'essere che io sognavo per loro. Come anime elette, unite dallo stesso slancio creativo, i due artisti divennero presto amanti. Un anno più tardi, con le spiagge dell'Olanda sullo sfondo, Isadora Duncan diede alla luce Deirdre. Conoscevo ora l'amore onnipotente che supera quello per un uomo. Ero distesa e dolorante, ma il mio piccolo essere gridava: vita, vita, vita! Sentivo di essere un dio superiore a tutti gli artisti. Trascorse alcuni mesi godendo soltanto le gioie della maternità. La nascita della piccola Deirdre, infatti, aveva allontanato in lei il desiderio di danzare e placato il suo animo inquieto. Esaurito il denaro, fu però costretta a riprendere gli spettacoli, ma non più come prima. Nella sua mente ormai si era fatto strada un pensiero che di lì a breve si sarebbe tramutato in realtà. Aspettò di stringere tra le braccia la sua bambina e, accarezzandole i lunghi riccioli, mormorò: angelo mio, tu avrai un fratellino. Il piccolo Patrick nacque sotto il sole tiepido di maggio. I festeggiamenti per il lieto evento durarono un'intera notte, tra fiumi di champagne e una cascata di stelle. Bisogna attendere il 1913 per assistere ancora una volta alla sublime danza di Isadora Duncan nei teatri della Russia. Lontana dai figli e provata dal clima troppo rigido, cade ammalata, vittima di febbri alte e terribili allucinazioni. Una notte mi svegliai di soprassalto, spaventata. Alla debole luce di una lampada, vidi emergere dalla doppia croce che stava sopra il mio letto una sottile figura vestita di nero. Con un gesto molto tenero, attirò i miei due bambini fra le braccia e se li tirò al petto. Ma quando vidi le due teste bionde avviluppate entro quei veli neri, sentii di nuovo la strana angoscia che mi aveva così spesso oppressa. Spaventata da quegli oscuri presentimenti, interrompe la tournée e torna a Parigi. Riesce a riabbracciare i suoi bambini, ma la sua presenza accanto a loro non basta a evitare il peggio. Una mattina i piccoli partono con la governante per andare a visitare i giardini di Versailles. Affacciata al balcone della sua grande villa, la madre osserva l'auto allontanarsi in mezzo a cespugli di rose scarlatte. Mentre guardavo le loro testoline spuntare dai finestrini, sentii le lacrime salirmi agli occhi.
Pensai di riposarmi e mi distesi sul divano in attesa del loro ritorno. Ero appena assopita quando la porta della stanza si spalancò e udii la voce tremante del maggiordomo. I bambini. Il fiume li ha... Come una trottola che improvvisamente perde i suoi giri, Isadora si lascia cadere a terra priva di forze. Un'ora più tardi siede impietrita in mezzo a tanti volti sconosciuti che tentano invano di dare voce alla sua angoscia. Sul suo viso non c'è traccia di lacrime. No, non è vero. Non sono morti. Sono solo mucchi di neve. Sono solo mucchi di neve. Sul luogo dell'incidente, una breccia ai margini della Senna rivela il punto esatto in cui l'auto è uscita di strada, precipitando nel fiume in piena. Raggiunta dai sommozzatori incaricati di ripescare i corpi, la donna esprime un ultimo desiderio. Lasciate che sia io a portarli a riva. Vi prego. Afferra i corpicini pallidi dei suoi bambini e lentamente si avvia verso la terraferma. Sentì quelle piccole mani gelide che mai più avrebbero premuto le mie in risposta. Intesi il mio grido, il medesimo che avevo emesso alla loro nascita. Solo che l'uno era il grido della gioia suprema, l'altro quello del supremo dolore. Incapace di far fronte da sola a quell'improvvisa perdita, abbandona Parigi e inizia a viaggiare da una città all'altra finché il ricordo di quella tragedia diviene un incancellabile tassello della sua memoria. Nel 1921 è invitata dal governo di Mosca ad aprire una scuola di danza nella capitale. Per anni Isadora aveva atteso questo momento. Nel paese che avanza fiero al ritmo della rivoluzione, può ora realizzare il suo sogno di un'umanità danzante e ricominciare a costruire il proprio presente. Riprende a ballare nei teatri e a tramandare i suoi insegnamenti alle giovani allieve. Partecipa alle cene e ai ricevimenti che ogni giorno vengono organizzati in suo onore, finché una sera... Ero invitata nello studio di un pittore. Vidi un giovane biondo e ricciuto farsi largo tra la folla e chiedere ad alta voce: Dov'è la Duncan? Giunto al suo cospetto, si inginocchia ai suoi piedi e mentre le sfiora le mani con mille baci, sussurra uno dei suoi versi che lasciano Isadora estasiata. Capivo a malapena quello che mi diceva, ma era la sua voce ad esaltarmi, la sua sensibilità a farmi fremere, vinta dalla passione. 27 anni, poeta militante e anarchico, Sergei Eisenin è conosciuto negli ambienti rivoluzionari come l'usignolo russo, perché ha partecipato alla rivoluzione del popolo, infiammando schiere di operai e contadini con i propri versi. Rapita dalla poesia, dalla bellezza di quel giovane, la Duncan decide di condividere con lui presente e futuro. Per la prima volta i valori e i principi che fin da bambina aveva difeso si sciolgono al fuoco fatuo dell'ennesima passione. Come due lingue di una stessa fiamma bruciavamo nel medesimo braciere. Figlio, fratello e soprattutto amante. Mi comunicò la gioia vorace di vivere come mai avevo conosciuto. Lo sposai. La notizia del loro matrimonio varca i confini del paese, ma i giornali definiscono il giovane rivoluzionario un contadinotto esaltato dal comunismo, screditando in qualche modo la loro unione. La situazione si aggrava con gli scandali causati dai suoi comportamenti eccessivi. Inizia a bere e spesso si fa vedere in giro ubriaco. Un giorno Isadora esprime il desiderio di tornare nella sua terra d'origine. Sono stanca di avere addosso questi abiti pesanti e nelle orecchie il rumore assordante degli spari. Intorno a me vedo solo neve e sangue. Vorrei portarti con me in America. Tu sei pazza. Hai così tanta nebbia in testa che mi meraviglio come tu riesca a dire cose sensate. C'è solo un momento durante la giornata in cui ti si può prendere sul serio. Quando danzi. L'indole istintiva e impetuosa che in un primo tempo l'aveva conquistata finisce per allontanarla da lei. Era un'anima in pena, proprio come me. L'amore non servì a guarire le nostre ferite e io non riuscii a salvarlo.
La notte tra il 27 e il 28 dicembre 1925, in una stanza dell'Hotel Anglaterre di Leningrado, Sergei Yesenin si uccide impiccandosi con la cintura di una valigia. Accanto al suo corpo, una poesia scritta col sangue. Arrivederci, amico mio. Senza saluto, senza parole. Non essere triste e non aggrottare le sopracciglia. In questa vita morire non è cosa nuova, ma anche vivere, certamente, non è una novità. Nizza, settembre 1927. Da più di un anno Isadora Duncan ha abbandonato le scene per rifugiarsi in un luogo tranquillo, vicino a quel mare che, con il suo moto eterno e incostante, ha accompagnato ogni attimo della sua vita. Dalla terrazza della bella casa osserva il panorama della costa mentre il sole del sud scalda i gelidi ricordi. Sono stanca che questo petto chiuda un dolore inestinguibile, che queste mani siano state segnate dalla tristezza e che quando sono sola questi occhi siano raramente asciutti. Ai suoi piedi, in un quadro di Tamara de Lempicka, il volto di una donna la osserva dalla superficie della tela. Come davanti a uno specchio, Isadora Duncan scruta quel volto che ostenta uno spirito libero dalla corazza metallica di un'automobile. Cede al fascino di quell'immagine. Esce in fretta dall'albergo e a bordo di una Bugatti rosso fiammante si lancia in una corsa sfrenata. Attorno alla testa una sciarpa legata a turbante vola portata dal vento e sfiora la carrozzeria. Mentre l'asfalto scompare, divorato dalle possenti gomme, nella mente di lei si affollano i ricordi di una vita, i volti che ormai non torneranno più. Quel morbido tessuto che continua a volteggiare scivola lungo le ruote, si impiglia. La stoffa leggera diviene una lama tagliente che recide quel collo delicato, spezzando anche un ultimo disperato grido. Mentre si accascia sul volante, ripensa alle parole del suo amato Yesenin. La morte è stata lei a salvarmi, stringendomi le mani intorno al collo. Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati alla Storia in Giallo. In questa seconda parte del programma vi proponiamo un'intervista a Vittorio Tolenghi, critica della danza, che fa luce sul personaggio Isadora Duncan, che non era soltanto la danzatrice, ma anche forse soprattutto la donna. Ascoltiamola. Isadora Duncan ha dimostrato nel corso della sua intensa esistenza di possedere una personalità singolare. Era estremamente volitiva, ma anche fragile e impulsiva. Queste caratteristiche le hanno permesso di vivere una vita eccezionale, fatta di incontri fatali, di drammi, di passioni. Che peso ha avuto la tragica morte nella celebrazione del suo mito? Non la sua morte, la sua vita ha avuto importanza nell'immagine che ci siamo fatti di lei. La morte è, diciamo così, un tragico dettaglio di tutto un percorso meraviglioso e tragico insieme. Non è né più né meno tragico della morte dei suoi bambini, né più e né meno tragico dell'essere stata la moglie per breve tempo di una persona che si è suicidata dopo averla sposata, né più né meno tragico di altri. Insomma, lei si è sempre mossa nel dramma, nella tragedia e nelle cose meravigliose. Fino a che punto gli eventi della sua vita, che lei ha appena ricordato, la morte dei suoi bambini ed il suicidio di Sergei Yesenin, hanno avuto secondo lei un'influenza sulla sua voglia di vivere? Questo è difficile dire, anche leggendo le sue memorie, quella parte della sua vita documentata da lei, è difficile, perché ci sono dei momenti in cui senti un grande dolore, un grande strazio, e poi lo sappiamo anche per altre fonti di informazione, però c'è anche una grandissima voglia di vivere, e in un certo senso è stata anche un esempio per
tutte le donne che sono poi venute, diciamo, la sua importanza mi domando se sia quasi più come persona, quasi se fosse una immensa icona di una Carmen intellettuale e danzante, di avere la forza di vivere a suo modo tutti i suoi amori, tutte le sue emozioni, con una forma di ingenuità adolescenziale eternamente ricorrente, anche quando è morta, che non era certo più una ragazzina. Che posto vogliamo dare Isadora Duncan nella storia della danza? Un posto molto importante e insieme però insufficiente a fare di lei una totale protagonista. Le spiego perché. Perché lei, è vero, ha contribuito con altre creature meravigliose come Loie Fuller, come Ruth St. Denis e come altre danzatrici che sono venute prima di lei, a reinventare una danza senza il tutù, senza le scarpette con le punte, cioè non accademica, non ballettistica. Questo non c'è dubbio. Ma non ha decisamente lasciato una vera traccia, perché lei era un'istintiva e danzava, a Roma si dice come mangia, danzava, cioè lei pensava che danzare volesse dire mettersi lì e dare libero sfogo ai propri sentimenti attraverso soprattutto le braccia, che aveva morbide e dolci, poi i piedi, le gambe, poca roba si direbbe, insomma, perché non erano educati, quindi non c'erano veri e propri passi se non marcette e corse. Ma l'importanza enorme, sa qual è stata? Di avere la libertà, ecco da lì poi danza libera, non soltanto libera dai tutù, la libertà di scegliere per esempio le musiche che le piacevano, compresa la settima di Beethoven. E non solo le musiche fatte per il balletto, questo è un gesto meraviglioso, questo senza dubbio è stato un grande, grande senso di libertà e di grande intelligenza. E poi questa cosa di, diciamo, sminuire l'apparato scenico, i costumi, le scenografie, lei bastava una piccola tunica, piedi nudi, perché lei pensava che gli antichi greci danzassero a piedi nudi, cosa assolutamente non vera, e insomma, basta guardare l'arte vasaria greca, ci sono dei sandali, qualche volta piedi nudi, qualche volta no, eccetera. E comunque questa era la cosa meravigliosa, la sua libertà nelle tematiche, nella povertà, diciamo, della messa in scena e nella libertà tematiche e musica. Io avrei voluto chiederle per quale motivo la Duncan faceva continuamente riferimento alla Grecia come fonte di ispirazione. Perché nel tentare di fare qualche cosa di molto nuovo, lei ha pensato di rifarsi alle origini. E per lei, nella la nostra cultura, in un certo senso ha ragione, diciamo così, aveva ragione. Diciamo, può farsi nascere la nostra cultura europea e poi americana, nel senso della gente che dall'Europa è andata lì, nasce dalla cultura greca e naturalmente attraverso i bassorilievi, l'arte vasaria, così, ha pensato di rifarsi come movimenti, come tuniche, come mondo a quello che lei vedeva, come lei lo vedeva, nella sua maniera così appunto istintiva, istintuale. E ha pensato di fare una eccellente cosa ricominciando da lì. Secondo lei le sue allieve, le cosiddette Isadorables, riuscivano a carpire il suo spirito e ad assorbire il suo linguaggio? Assolutamente no. Quando lei è morta, alcune volonterose Isadorables hanno tentato di continuare a aprire scuole, ma nessuna è riuscita a andare avanti su una specie di linguaggio che lei, linguaggio tra virgolette, avesse creato, perché lei non creò un linguaggio, lei ogni volta istintivamente danzava cose nuove, anche sulla stessa musica, la sera dopo era completamente diversa, e questo da un lato ne faceva il suo interesse, il suo charme, specialmente nei salotti molto bene, nei teatri d'avanguardia, e con dei personaggi, dei poeti dell'epoca, eccetera, ma per quello che riguarda la storia della danza, è rimasta una grande interprete
e, diciamo così, un'innovatrice del costume e delle abitudini, diciamo così, dell'interprete della danza, ecco. Più che la danza in sé, non ha lasciato una traccia reale, perché non è stata codificata. Chi ha codificato le invenzioni della, chiamiamola, del dancanismo, della danza libera, è stata Martha Graham in America e Mary Wigman in Europa. Vittorio Tolenghi, esistono oggi personalità altrettanto dirompenti nel mondo della danza? Beh, guardi, sì. Ci sono delle personalità che ci sono state, diciamo, anche recentemente di grandissimo valore, insomma. Le dirò che soprattutto ce n'è stata una che appartiene in qualche modo anche al mondo della Duncan. Basta che dica il nome, lei già capirà che cosa voglio dire. Serge de Diaghilev, così si faceva chiamare in Francia, Sergei Diaghilev e Ballet Russe. Per esempio, questo hanno avuto un'importanza enorme. E lei è stata seguita da tantissime altre personalità di grande spicco, anche nel mondo della danza contemporanea, per modo di dire, una come Pina Bausch, e diciamo così, chiunque insieme con lei abbia inventato il cosiddetto teatro danza, Susanne Linker, Anil Hoffman, sono tutte persone di grandissima qualità. E in America ci sono state persone come Caroline Carlson, per esempio, che hanno molto rinnovato la sensibilità proprio verso la danza contemporanea, l'uso dei colori, l'uso delle scene. Ci sono state delle grandissime personalità, appunto, per non parlare di Martha Graham, che addirittura ha creato in qualche maniera una nuova grande accademia nel liberare l'America da tante così chiusure, perché curiosamente, sa com'è, è molto difficile aprire delle strade nuove quando c'è un popolo di emigrati che va lì e si porta le cose più care come il balletto classico. E quindi Martha Graham veramente ha avuto grande importanza, ma poi c'è José Limón, che ha avuto anche questa capacità di innovare e rinnovare, e tanti altri, Twyla Tharp. Ci sono dei grandissimi nomi che vanno rispettati e continuano poi in fondo a proliferare. Io sono convinta che continueremo ad avere. La cosa importante è non pensare che ci sia solo un linguaggio e che la storia della danza sia fatta una cosa dopo l'altra, che nell'Ottocento c'era il balletto, poi dopo non c'è stato più e c'è stata Isadora Duncan. No, perché se lei va a vedere, per dire, oggi l'ultimo lavoro, poniamo, di Béjart, la gente corre così a vederlo, e quello è balletto classico moderno, che è consapevole del passaggio di Isadora, di Martha Graham, di tutte queste persone qua, ma continua a parlare la lingua del balletto. Cioè, la mattina vanno tutti a fare la sbarra, a parte che mi dicono che anche nella scuola di Martha Graham la mattina si fa la sbarra, e quindi, capisci, sono cose che poi alla fine interagiscono, e quindi, il che è molto bello. Ci sono due, tre tipi di linguaggio, perché adesso c'è il linguaggio della strada, per esempio, che prende sempre più spazio, e poi c'è il linguaggio dei dilettanti, che è la cultura del liscio, che certamente non è che possiamo disprezzare. Isadora Duncan, oltre che una danzatrice, era anche una donna che visse con fervore le inquietudini del suo tempo. Uno degli aspetti, così, appunto, che hanno a che vedere con Isadora Duncan persona più che danzatrice, è il suo atteggiamento ottimistico e entusiasta nei confronti del comunismo, che lei vedeva, come moltissimi di noi del resto, come una forza liberatrice di certe classi sociali terribilmente povere, veramente, che specialmente in certi paesi morivano di fame, disoccupati, operai pagati malissimo, eccetera, eccetera. Lei ha avuto questa forma di innamoramento, per cui quando, dopo aver convissuto, come dicevo, con uno dei più grandi industriali del mondo per non so quanti anni, ha avuto anche un figlio, uno dei due bambini morti, Patrick, con Singer, quello delle macchine da cucire,
A un certo punto l'hanno chiamata in Russia, era l'epoca dell'avanguardia storica sovietica, che insomma come minimo si chiamavano Majakovskij, e l'hanno invitata e lei ha detto vado, andò e pensò di passare tutto il resto della sua vita vestita, non so, di sacco, e a insegnare ai bambini degli operai, e trovò una situazione molto più complicata di quanto lei immaginava nel suo candore ingenuo, ma qui non come frase fatta, ma come realtà. Pensava che fosse tutto molto più semplice, ma la verità è che il balletto classico aveva delle tali forti radici, tanta bellezza anche all'epoca dell'avanguardia storica, che fu quasi impossibile sradicarlo. Si trattò di trasformarlo, di andare avanti, di creare un balletto come Spartacus, per esempio, che ci aveva la moglie che danzava sulle punte, Frigia, e lui danzava saltando come si salta nel balletto classico, con certi tipi di jeté, eccetera. Ed è uno dei più bei lavori del balletto contemporaneo e del teatro di danza contemporaneo. Questa puntata della Storia in Giallo termina qui. Ringrazio ancora Vittorio Tolenghi per il suo interessante contributo e nel darvi appuntamento alla prossima settimana con un nuovo caso che andrà in onda come di consueto alle 16.52 su Radio 3, ringrazio Daniela Sbarrini, curatrice del programma, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Paola Guarnieri, Alessandro Molinari per le musiche originali, Fiore Liborio, tecnico del suono, e naturalmente il nostro regista Italo Moscati. A tutti voi grazie per l'ascolto e buonasera. Le voci di oggi erano quelle di Daniela Barra, Alessandro Pala, Francesco Pannofino, Alberto Rossatti ed Emanuela Rossi nel ruolo di Isadora Duncan. Per riascoltare le puntate precedenti, www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo. Per scriverci, la storia in giallo @rai.it.